Oggi siamo con Tommaso Sanguigni. Ciao Tommaso. Ciao a tutti. Un Animation Technical Director, un nome molto complicato che Tommaso ci andrà a spiegare tra poco. Tommaso è stato un ex collega in Ubisoft, dove appunto abbiamo lavorato a Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. E niente, io farei parlare Tommaso. Tommaso, dici un po' chi sei e cosa fai? Beh, il nome l'hai già detto, no? Tommaso Sanguigni, Animation Technical Director di Ubisoft Milano. Innanzitutto dal definire un po' il ruolo, no? È un ruolo praticamente di responsabilità a cui si arriva seguendo diversi percorsi in realtà. Di cosa si occupa nel concreto? Si occupa di definire e gestire pipeline, workflow e tool relativi, nel mio contesto, all'area di animazione. Okay, quindi andare a settare, non so, la pipeline di rigging dei character, il processo di export, import in engine, linee guida generali su budgeting e cose del genere. Se dovessi definirti un percorso standard con cui arrivare ad una posizione del genere, ovviamente ci si può arrivare in diversi modi. Ci si può arrivare da un percorso più artistico, ad esempio ci sono animatori che pian piano scoprono una certa inclinazione tecnica, quindi si spostano man mano da diventare da animatori a technical animator, ed eventualmente con una certa seniority ed esperienza diventano animation technical director. Oppure ci si può arrivare da un percorso più tecnico, quindi da rigger, acquisiscono seniority lì, competenze ovviamente anche di interazione con gli animatori, con gli altri dipartimenti, e man mano acquistano, diciamo, il ruolo di Animation Technical Director. Il ruolo fa parte un po' dell'ecosistema che va sotto il nome di Technical Art. Ok, quindi è un ecosistema molto molto vario, variegato e avariato in base alle dimensioni del team e del contesto in cui si lavora. Questo perché magari in un piccolo team magari c'è il one man band, una persona che si occupa di fare i rig, di buttarli nell'engine, di scriversi i suoi bollettini per esportare e, non so, creare già la macchina stadio, per la macchina stadio, insomma, cercare di fare un po' tutto. Mentre nei grossi studi magari vi è la figura dell'Animation Technical Director, vi è il Cinematics Technical Director, Character Art Technical Director, Rigger Technical Director e così via. Spiegaci un po' la pipeline in sintesi, cioè, essendo che c'è gente che comunque si sta approcciando a questo mondo, spiegaci anche un po' cos'è il rigging, oppure, come mai abbiamo bisogno di pipeline, che ti agevoli alcune parti del gioco. Forse il modo più semplice per approcciarlo è partire dalla destinazione, cioè dove vogliamo arrivare, no? Quando noi vediamo un personaggio che ha un acting, che quindi è animato in un ambiente 3D o 2D in un videogioco, di fatto dobbiamo trovare un modo per rappresentare quel personaggio, no? A livello, diciamo, che il software, ovvero il nostro gioco, riesca ad interpretare ed animare il personaggio. Nel mondo 3D, per esempio, un personaggio non è nient'altro che una mesh, quindi un modello poligonale. All'interno vi è una sorta di scheletro virtuale, cioè un certo insieme di punti di giuntura che vanno più o meno a ricalcare quali sono le articolazioni, per esempio, di un personaggio come se fosse reale, no? Quindi nel motore di gioco abbiamo questo scheletro virtuale, abbiamo una mesh poligonale che corrisponde quindi a quello che vediamo essenzialmente nel frame. E poi abbiamo di fatto i dati di animazione che vanno a descrivere nient'altro nel tempo come questo scheletro deve muoversi. Quindi, ad esempio, immaginiamo in maniera banale, il personaggio che cammina avrà varie pose, no? Ok? Ora noi quindi dobbiamo portare in engine questi dati e devono essere generati da qualche altra parte. Di solito il processo canonico per fare ciò è utilizzare dei software specializzati esterni, chiamati anche Digital Content Creation, che sono i comuni Maya, Cinema 4D, Max, Blender, Houdini, e chi più ne ha più ne metta. Essenzialmente questi software consentono appunto di modellare il personaggio in 3D, creare l'armatura del personaggio, lo scheletro, creare un set di controlli che vanno a semplificare la manipolazione dello scheletro, perché sarebbe impensabile per un animatore andare, per esempio, ad animare ogni singola falange, falangina e falangetta della mano, ma ci saranno sistemi che tramite slider consentono di semplificare un po' l'interazione col personaggio. E creato quindi quello che si chiama control rig, quindi l'interfaccia per l'animatore, deformation rig, che è praticamente lo scheletro
del personaggio. Attaccato alla mesh, ovvero il personaggio 3D, siamo in grado di muovere in questo software 3D il nostro personaggio, di animarlo, creare le varie animazioni. Da lì, poi, ovviamente, questi dati devono essere importati in engine. E qui, in base a quali sono le specifiche del gioco, i budget in termini di numero di ossa virtuali che l'engine è in grado di calcolare in tempo reale, numero di poligoni e così via, la mesh, cioè i dati che noi esportiamo dal software 3D all'engine, devono essere omologati per quello che l'engine è in grado di leggere. Si limita in concreto soltanto ad animazione scheletrica, ma vi possono essere deformazioni specifiche che dipendono molto dal contesto. Ad esempio clot, effetti di clot, effetti di morphing sui personaggi, dipende molto da qual è poi l'effetto finale che si vuole realizzare. Mm-hmm. Cioè, ti sei svegliato e hai detto oggi farò il rigger. Dimmi un po' la tua storia. Allora, io sono sempre stato un'anima in pena sotto il punto di vista di ambizioni nella vita e inclinazioni professionali, no? Premessa che il mio percorso è abbastanza tipico, credo. Però c'è una cosa che ha risuonato parecchio nella, ad esempio, nell'intervista che hai fatto a Marco Schizoid, dove lui dice che ogni persona ha un suo percorso, no? E per me questa cosa è estremamente importante. Io aggiungo anche il fatto che ogni persona ha le sue qualità, le sue caratteristiche, il suo vissuto, le sue ambizioni e inclinazioni professionali, no? E questo è stato un po' il mantra a cui ho cercato di dare risposta durante tutta la mia carriera. Questo perché io ho cominciato fin da bambino ad avere una forte inclinazione artistica. Me la sono sempre cavata bene col disegno. Al contempo, però, ho avuto il primo contatto con i computer quando avevo 8 anni. Ho cominciato con uno Spectrum, con il 286, 386 e così via. Quindi ho vissuto l'evoluzione tecnologica in toto, quasi in parallelo. E questa dualità mi ha seguito per tutto il resto del percorso. Mentre, per esempio, mi formavo in ingegneria informatica, in realtà nel frattempo comunque continuavo a praticare l'arte tradizionale in tutte le sue salse. Mi sono formato in ingegneria informatica, ma comunque ho continuato ad attivare la mia passione per l'arte. Ho persino insegnato fisica per un anno in una scuola superiore. Ho avuto un'esperienza di lavoro in Canada di circa 2 anni con uno studio di VFX, ci occupavamo di show televisivi anche film minori, e lì ero praticamente già nel ruolo di rigger. In parallelo ero anche appassionato per i videogiochi, per i film, e quindi quello che è tutta l'arte espressiva in generale. Quindi poi, dopo l'esperienza in Canada, sono tornato in Italia, la presunzione, diciamo, di voler fare il freelance. Sono stato freelance per circa 5 anni. Ovviamente in Italia è veramente difficile pensare riuscire a mantenere una certa stabilità come rigger freelance, tra l'altro. E quindi in quel periodo ho sfruttato un po' tutte le mie capacità. Sono passato da sviluppare piattaforme software, a sviluppare app, a fare animazione, a fare rig, a fare visual effects, a fare clot, praticamente a mettere in gioco tutta quella che è stato il mio percorso e la mia conoscenza. Sono sempre stato tormentato, soprattutto in questo periodo in cui non riuscivo a stabilire un'identità precisa su quale doveva essere il mio percorso. Tormento di dover dire: ma io sono un artista o sono un tecnico? Sono un artista o sono un tecnico? Devo seguire quella persona, devo fare quello, devo diventare quello, quello, quello. Poi a un certo punto ho realizzato che forse la mia fortuna è stata proprio quella di essere così poliedrico. Cioè, mi sento confidente di sedermi al tavolo dei programmatori e ridere dei meme di informatica del suicidio, oppure discorsi di arte o di musica con altre persone. Soprattutto al mondo d'oggi c'è così tanto da imparare, c'è il potenziale creativo e espressivo che c'è a disposizione di tutti oggi, è così grande che è quasi un peccato, veramente un peccato stare lì e pensare solo di annoiarsi. Perché oggi basta veramente accendere il computer o accendere un cellulare, che tu qui hai il potenziale della conoscenza dell'intera umanità. E mi rifaccio anche a un discorso un po' della lingua. Un'altra mia grossa fortuna è stato il fatto di approcciarmi all'inglese molto presto. Infatti il mio consiglio è di non avere troppa... di non essere troppi italiani, come direbbe il noto Stanislaw Schelle. Cerchiamo di uscire un po' dal nostro guscio. Cioè, dobbiamo capire il fatto che a imparare l'inglese, a dialogare in inglese, abbiamo a disposizione il potenziale della conoscenza dell'intera umanità. Quindi nel momento in cui sei innamorato della conoscenza, io penso che non ci sono limiti, si può diventare tutto quello che vuoi. Ora, io perché da rigger sono diventato poi Animation Technical Director? Semplicemente per andare ad abbracciare anche la parte di quale sarebbe stato il mio impatto nel lavoro.
Perché nel momento in cui, per esempio, si sviluppano tool per la pipeline, quello che è il tuo lavoro, che prima era un qualcosa di atomico, definito ad un singolo character, diventa un moltiplicatore per l'intera produzione. Purtroppo è un ruolo un po' oscuro e difficile da definire, anzi io ti ringrazio per avermi dato l'occasione di parlarne, perché sicuramente aiuterà anche i miei genitori e i miei amici a capire quello che faccio concretamente nella vita. E forse la capacità di avere un occhio artistico, ma un background tecnico mi ha dato questa grossa potenzialità. Guarda, Tommy, non ti ho proprio interrotto perché secondo me hai fatto un flusso di pensieri, è stato secondo me spettacolare. Quindi siamo partiti da Ti una roba, poi ringrazio. siamo arrivati a un'altra, però era Alla così. filosofia, così. Sì, ma così interessante, poi che sinceramente, guarda, hai detto tutto quello che ti avrei comunque chiesto, quindi non c'era neanche il motivo per appunto interromperti e chiederti una cosa. Dimmi un po' con chi è che lavori di più e quali sono le altre figure con cui ti vai a interfacciare in genere. Parlo prima a livello di team, immaginiamo quindi il team di Technical Animation come un'unica entità. È un ruolo abbastanza strategico perché di fatto ci interfacciamo con artisti e con tecnici. Partiamo da, per esempio, la pipeline per i character, in cui ci interfacciamo con i modellatori, concept artist, quindi per definire qual è almeno le intenzioni artistiche del personaggio e cercare di anticipare un po' eventuali problemi agli animatori. Per cui forniamo appunto gli strumenti per animare il personaggio, ovvero il nostro scheletro virtuale, il nostro control rig, ai GPP per definire quali sono i requirement per il personaggio per il gioco, per esempio se il personaggio ha delle interazioni particolari, deve prendere dei prop, agli engine programmer, perché dobbiamo anche vedere, diciamo, a dei limiti tecnici dettati quindi da quella che può essere una console. Poi in realtà ci sono altre pipeline che sono più specifiche, c'è quella per esempio per le cinematiche in cui ci interfacciamo anche con i narrative, Quindi diciamo diciamo che dressare alla fine parli un po' con tutti, insomma. con tutti. Sì, è un ruolo Esatto. abbastanza core. Invece, allora, hai parlato già, secondo me, di qualche consiglio che daresti appunto alla gente che vorrebbe fare un lavoro simile, ma ti chiedo qualche cosa un po' più specifica per chi è appassionato appunto di rigging o per chi come te ha questi due lati, diciamo, artistico e appunto tecnico. Sicuramente ci sono scuole dedicate a formare le persone in rigging o animazioni, quindi una figura del genere deve avere sicuramente un senso artistico, conoscere i workflow degli animatori, perché di fatto sono i nostri main client, no? Conoscenza dell'anatomia, non solo l'anatomia umana, ma anche l'anatomia animale, per esempio. In generale, conoscenza di tutta la pipeline, quindi conoscenza di come funziona il texturing, lo shader e così via. Più conoscenze si hanno, anche se in senso lasco, più si ha padronanza del proprio lavoro. Per domandarsi un attimo dov'è che io sono unico e dov'è che io posso essere migliore del candidato a fianco a me, no? Bisogna costantemente imparare, aggiornarsi. I metodi, i workflow che si utilizzavano fino a ieri, non è detto che siano statici, non è detto che non si possano migliorare Sì, usando un dialogo su questo suggerisco un inglese. libro che è il libro del CEO di, appunto, di Netflix, che si basa su tutto questo discorso. Netflix è quella che è perché non si è mai ancorata a nessuna pipeline, a nessun sistema e si è evoluta sempre. Tommy, molto brevemente, invece nel reparto tecnico, tu consiglieresti più appunto linguaggi di scripting tipo un Python, più che C++ oppure hai altri suggerimenti? Allora, direi che agiscono a granularità differenti, ok? Per risolvere problemi più ad alto livello di flusso di dati, ovviamente linguaggi di scripting come Python sono oramai lo standard di fatto per pipeline di generazione dati. Questo perché è il linguaggio che è parlato da tutti gli SDK praticamente, quindi Houdini, Blender, Maya, TensorFlow, Emacs, Cinema 4D e così via, tutti hanno un'API Python. Quanto riguarda il C++, dipende molto da quello che è poi il contesto in cui si lavora. Ad esempio, cioè è impensabile scrivere da zero magari un nuovo DCC, a meno che non si devono rispondere a need specifici, però quantomeno se c'è bisogno di creare il plugin specifico super performante per Maya o per Cinema 4D, avere la possibilità di parlare anche C++
Certo. vi dà comunque quella marcia in più. Tommy, grazie mille, è stato molto chiaro e soprattutto, secondo me, un discorso saggio quello che hai fatto. E ci vedremo alla prossima e ancora grazie. Grazie a voi, spero che vi siate divertiti. Ciao a tutti. Ciao. Qualcos'altro che non hai detto che appunto ti piacerebbe dire, altrimenti concludiamo il video. Niente, Tux, che dobbiamo rimettere in piedi la band e continuare a suonare. E questo non lo taglierò.